Ciao a tutti e ben ritrovati nel canale del Filo Rosso. Nel video tutorial di oggi vedremo come realizzare questa elegantissima giacchina di cui le foto le avete viste in anteprima. È un capo veramente molto raffinato, si tratta di una costruzione che noi lavoreremo in top down, partendo dall'alto verso il basso, una semplice costruzione di un top down, molto simile a quella che abbiamo già fatto per il cardigan cuori. Vi darò soltanto un paio di indicazioni in modo diverso perché appunto la giacchina è molto aperta sulla parte davanti, è una giacchina a coprispalle appunto che ho realizzato per essere indossata soprattutto se abbiamo un vestito, quindi un tubino, un vestito e quindi abbiamo bisogno di coprire soltanto la parte della schiena e delle spalle, oppure se dobbiamo indossare una camicetta da tenere in evidenza. È una costruzione quindi molto semplice come lavorazione e che poi noi alla fine impreziosiremo con questo splendido motivo di punti in rilievo, di punti puff che andremo a mettere intorno a tutta la base della nostra giacchina e nelle nostre maniche. È lavorata con un filato straordinario che adesso vi presenterò e di questo filato ne ho utilizzati soltanto 220 grammi per una taglia S, quindi veramente abbiamo addosso un capo che è leggerissimo e parliamo di lana merino, una lana che quindi è pregiata e che mantiene perfettamente la temperatura corporea ed è molto adatta ad essere portata per la stagione in arrivo che è la primavera. Il cardigan l'ho chiamato bucaneve perché appunto questi motivi a rilievo mi ricordano tanti piccoli fiorellini, i fiorellini del bucaneve che sbocciano e rompono proprio la neve in questo periodo e che segnano la fine dell'inverno e l'inizio dell'arrivo della stagione della primavera. E quindi questi bellissimi motivi di cui ho visto appunto il motivo fantasia, l'ho trovato in internet, mi hanno ispirato per questa realizzazione. Per la lavorazione di questa giacchina noi avremo bisogno, io ho utilizzato di 220 g di filato, il filato Fin di Emma Fassio che ora andremo a vedere più da vicino, il filato è in matasse da 100 g e quindi io ne ho utilizzato due più l'inizio di una terza. Dopodiché avremo bisogno di una forbice, di un ago da lana per andare a nascondere le nostre codine, di qualche segnapunta per segnare i punti dei nostri raglan, un metro per prendere le misure e due uncinetti, uno del numero 3,5 che è quello che io ho utilizzato principalmente per la lavorazione dal collo e del mio corpo e poi quello del numero 3 che io ho utilizzato per la parte finale della giacchina e per le due maniche. Nell'info box comunque io vi lascerò scritte tutte queste cose, l'occorrente e tutte le indicazioni per realizzare questo progetto. Per questo progetto io ho utilizzato questo meraviglioso filato. È un filato come vedete in matassa, è il filato Fin della collezione Fin di Emma Fassio, un filato 100% made in Italy. Di cui mi sono veramente innamorata. È un filato splendido, soficissimo, meraviglioso. Parliamo di un filato di alta qualità in 100% lana vergine merino extra fine e può essere appunto utilizzato per lavori a ferri o ad uncinetto. Il suo metraggio veramente è importantissimo perché parliamo di un peso di una matassa di 100 grammi e a 1500 metri di lunghezza, quindi veramente parecchia. E la matassa naturalmente va aperta, sbobinata. Io ho lavorato appunto questo filato a tre fili. Vedete, questo è il filato, quindi è molto sottile. Di una matassa ho ricavato quindi tre gomitoli che ho lavorato questi tre fili assieme per appunto la mia giacchina. Il filato è straordinario perché è sofficissimo, guardate. Poi comunque la lana merino è una lana meravigliosa che è indicata per la lavorazione anche dei capi dei neonati, perché è appunto una lana che non dà problemi alla pelle e che non scalda troppo, quindi per la mezza stagione è una lana perfetta perché mantiene perfettamente la temperatura corporea.
È una lana che mi ha veramente soddisfatto tantissimo, piacevolissima da lavorare, maneggevole, morbida e comunque trovate tantissime varianti di colore. Io ho usato il colore neve e questo tipo di matasse è bellissimo per essere abbinato ad altri fili, quindi veramente ci sono tantissime soluzioni. Possiamo utilizzarci con la nostra creatività per creare infinite cose. Per esempio, possiamo unire il filo ad altri filati per creare sia sfumature di colori e sia anche texture più corpose. Quindi possiamo per esempio unirlo al mohair, all'alpaca, giocare appunto lavorandolo a due fili, a doppi fili per creare tantissime cose, quindi sciarpe, cappe, cappelli, maglie, veramente, cioè le soluzioni, le opportunità che dà questo filato sono tantissime. La matassa quindi va aperta in questo modo e poi si apre con delicatezza, vedete, è tenuta, è unita appunto da dei fili che andranno aperti e poi la matassa va sbobinata nel gomitolatore oppure con pazienza la fate tenere da qualcuno e ne create dei gomitolini. Io ne ho creati appunto tre, quindi tre gomitoli da 33 grammi l'uno e gomitolini così e poi ho unito i tre fili e li ho lavorati assieme. Il filato lo potete trovare collegandovi al link che vi lascio in descrizione sotto al video nel mio info box e che vi manderà direttamente allo shop del sito di Emma Fassio. La nostra giacchina si lavora in top down dall'alto verso il basso con giri di andata e di ritorno. Io non ne ho fatto un cardigan, ho fatto una giacchina, quindi l'ho fatta parecchio aperta davanti perché appunto la voglio indossare per sopra magari a un vestitino o un tubino aderente e quindi ho bisogno appunto che si veda il vestito e pertanto ho deciso di lasciarla aperta. Poi voi potete però sviluppare anche il progetto in modo diverso dal mio e poi vedremo come. Quindi io vi darò questa idea di farla così aperta. Quindi ho fatto una leggerissima scollatura qui che va per un pezzettino verso che scende diciamo leggermente a V e poi io sono scesa a lavorarla dritta appunto perché la volevo aperta, anche perché poi in primavera magari la porterò con sotto anche una camicetta e quindi la voglio proprio lasciare aperta come tipo coprispalle, come proprio giacchina. Allora, partirò a lavorarla dall'alto verso il basso con giri di andata e di ritorno e andrò appunto a fare gli aumenti nei miei raglan. Poi vedremo assieme come costruire lo sprone. Dopodiché, come al solito, come per tutti gli altri top down, arrivati provandola, ovviamente vi consiglio di provarla spesso strada facendo per testarne appunto la vestibilità e andremo a chiudere. A fissare appunto i punti che lasceranno il passaggio per le nostre braccia e andremo a chiudere il corpo della nostra giacchina lavorando appunto scendendo nella parte centrale e poi alla fine, soltanto alla fine, negli ultimi 8 cm lavoreremo il nostro meraviglioso bordo appunto fantasia che è appunto caratterizzato da questi punti puff in rilievo che formano tantissimi fiorellini di bucaneve, così io l'ho chiamata. Dopodiché, una volta che ho lavorato il corpo centrale della mia manica, come abbiamo visto appunto anche per il cardigan cuori che abbiamo fatto assieme quest'inverno, la manica io la lavorerò con un uncinetto del numero 3, mentre tutto il resto della lavorazione del corpo l'ho lavorato con il 3,5. Pertanto con il 3 già andremo a restringere la nostra manica leggermente, perciò come vedremo più avanti non saranno fatte soltanto pochissime diminuzioni e poi alla fine ovviamente in base anche alla lunghezza del vostro braccio lascerete gli ultimi 8 cm di lavorazione per sempre arricchire la manica con il punto fantasia che però in questo caso andremo a lavorarlo in tondo mentre qui abbiamo lavorato con punti di andata e di ritorno perché appunto la giacchina è aperta. Vediamo come costruire il nostro top down. Dovete partire da misurare appunto l'ampiezza del vostro collo e anche magari decidendo quanto scollate volete voi la vostra giacchina.
per il mio collo misurato in centimetri una distanza, diciamo di 21 centimetri che corrispondono a questo spazietto qui dietro, quindi che va da raglan a raglan. Quindi all'incirca, vedete, io ho 21 centimetri nel mio caso. Allora dovete tramutare i centimetri in catenelle. Quindi questi 22-23 centimetri nel mio caso corrispondono con il filato fin lavorato con l'uncinetto del numero 3,5, a me danno una piezza di 42 catenelle. Il numero che dovete raggiungere di catenelle deve essere multiplo di 3, mi raccomando, perché poi questo multiplo va diviso per 3. Quindi vi avvicinate a un numero di catenelle pari all'ampiezza del vostro collo, che sia divisibile per 3, naturalmente, quello che più si avvicina. Nel mio caso 23 centimetri corrispondono con il filato fin a 23 catenelle, a 42 catenelle, scusate. Ho diviso il numero delle catenelle per 3, perché poi il mio sprone si costruirà su tre lati. E ho ottenuto il numero di 14, che sono le catenelle laterali delle mie braccia, vedete, in questo modo. Quindi 42 catenelle per la parte del collo dietro, 14 per le due spalle. Ho aggiunto 2 catenelle per i laterali, i due anteriori davanti, destro e sinistro, perché io ho bisogno di sviluppare pochissima larghezza poi qui per i laterali, poiché appunto la voglio aperta. E quindi ho fatto le 42 catenelle del collo più le 14 delle maniche più altre due le vado a mettere, che mi serviranno appunto per gli aumenti della parte del raglan e per la parte della scollatura, che è leggermente a V. Ottengo così 74 catenelle. Ne aggiungo 3 che corrisponderanno alla mia maglia alta, con cui poi mi alzerò, vedremo. In totale io vado a montare per questo progetto 77 catenelle. Gli aumenti per lo scollo a V che io andrò a fare saranno alternati, quindi li farò in questo caso un giro sì, un giorno e un giro no. Comunque adesso andiamo a sviluppare il progetto assieme. Se avete delle taglie più grandi, io l'ho sviluppato il progetto per una taglia S, non andate a fare altro che a seguire questo procedimento. Quindi prendete la misura dei centimetri del vostro collo, oppure misurate una maglia che già possedete, una giacchina, un cardigan che già possedete, e su questi centimetri costruite il numero di catenelle che con l'uncinetto del 3,5 e con il filato fin corrispondano al numero di centimetri desiderati. Il numero di catenelle, mi raccomando che sia multiplo di 3, lo dividete per 3 e ottenete quindi le due maniche su cui montare lo sprone. Le catenelle del dietro più le due catenelle delle maniche, aggiungete 2 e 2 per gli anteriori davanti e ottenete il numero di catenelle totali. Aggiungete 3 che corrispondono alla prima maglia alta. Questa sarà la costruzione del vostro sprone. Quindi io ho diviso la mia matassa fin in 3 piccole matassine da 33 grammi l'una, vedete in questo modo, e perciò lo lavorerò a 3 fili, in questo modo. Monto le mie 77 catenelle, io le ho già montate. Filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3 catenelle e nella quarta faccio la mia prima maglia alta. All'interno dello stesso spazio io faccio un'altra maglia alta, perché appunto questo sarà il mio primo, diciamo, aumento dell'anteriore davanti, nello sprone dell'anteriore davanti. Nella catenella successiva filo sull'uncinetto e faccio una maglia alta e ripunto l'uncinetto all'interno dello stesso spazio e faccio un'altra maglia alta. Perché questo primo, diciamo, aumento è quello per lo scollo a V della mia maglia. Questo secondo è per il raglan dell'anteriore. Una catenella di separazione. Nella maglia successiva faccio all'interno dello stesso spazio due maglie alte,
che sono quelle che mi corrispondono, diciamo, al primo raglan della mia manica. Con due maglie alte all'interno dello stesso spazio, nella catenella seguente due maglie alte all'interno dello stesso spazio, una catenella di separazione, nella maglia successiva due maglie alte all'interno dello stesso spazio, e questa è la prima delle mie, diciamo, 14 maglie della manica. Quindi praticamente le due maglie sono all'interno dello stesso spazio e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e ho fatto la 14esima maglia. All'interno dello stesso punto faccio un'altra maglia perché qui ho l'aumento. Ok? Faccio una catenella di separazione e nella maglia successiva faccio due maglie alte all'interno dello stesso spazio perché qui passo nella parte dello sprone, nella parte del dietro, e quindi calcolo adesso le mie 42 catenelle. Quindi qui, anche se ne ho fatte due all'interno dello stesso spazio, ne conto una perché ho usufruito di una maglia. Quindi 1, 2, 3, fin tanto che arrivo alla 42esima, quindi 4, 4. Io qui ho completato con le mie 42 maglie alte. Nella 42esima, quindi all'interno dello stesso spazio, faccio il mio aumento del raglan della parte dietro. Una catenella di separazione, nella maglia successiva faccio due maglie alte all'interno dello stesso spazio. In questo modo. Questa era la prima delle mie 14 catenelle della manica, quindi 1, 2, perché io ho fatto due maglie all'interno dello stesso spazio, quindi 1, 2, 3, 4, e quindi proseguo in questo modo lavorando tutte le mie 14 catenelle. Nella 14esima catenella lavoro due maglie alte all'interno dello stesso spazio in questo modo, quindi ho lavorato due maglie alte all'interno dello stesso spazio, faccio una catenella di separazione, nella maglia successiva faccio due maglie alte all'interno della stessa maglia e nell'ultima maglia lavoro quindi altre due maglie alte all'interno dello stesso spazio. Quindi, come potete vedere, il mio sprone ha già preso la sua forma. Questi sono i due piccolissimi abbozzi degli anteriori davanti che si apriranno leggermente a V, le due maniche e la parte dietro. Riprendo il mio lavoro in mano e mi alzo con 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta disponibile, fin tanto che non arrivo appunto qui dove avevo montato la catenella. Volendo, qui potete fare anche un'ulteriore maglia alta all'interno dello stesso spazio, che il tutto conterà sempre uno, però potrà dare più sostegno al vostro laterale del lavoro. Quindi vedete, ho fatto due maglie alte all'interno dello stesso spazio soltanto per rendere più diciamo corposo il mio bordino. Comunque questo potete, una scelta che potete applicare o no. Allora faccio una maglia alta sopra ogni maglia alta disponibile. L'aumento per il mio diciamo la mia V qui laterale in questo giro non lo faccio perché lo farò a giri alterni. Quindi quando sono arrivata ho completato con 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Quando sono arrivata qui dove avevo montato la catenella e vedo lo spazzetto, d'ora in poi farò così. Lavorerò 3 maglie all'interno dello stesso spazio.
Qui soltanto per questo primo giro mi resterà questo forellino che sarà quello, diciamo, che mi ha indicato appunto come segno i miei raglan. Per chi avesse taglie abbondanti o appunto un seno abbastanza abbondante e volesse, diciamo, operare con lo sprone in modo diverso per allargarlo, può fare in questo modo. Può fare già da subito due maglie alte. Può fare anziché 3 maglie alte, 4 maglie alte all'interno dello stesso spazio, quindi ne andrà ad aggiungere una. Dopodiché si metterà il segnapunti al centro, quindi tra le due in mezzo, e ogni volta quello sarà il punto dove dovrà diciamo fare i propri aumenti e farne 4. Nel mio caso, siccome io ho operato per una taglia S, ne ho fatti 3. Quindi non voglio farvi confusione. Ripartiamo, abbiamo fatto le nostre 3 maglie, quindi una maglia alta in corrispondenza di ogni maglia alta sottostante. Per la mia taglia S ho fatto in questo modo. All'interno della catenella sottostante, quindi il mio forellino, ho fatto 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio. Qui nella centrale, quindi nella terza delle 3 maglie, mi vado a mettere il mio marker. Questo sarà appunto il segno all'interno del quale nel prossimo giro andrò a fare gli aumenti, come abbiamo fatto per il cardigan cuori. Quindi all'interno di questo punto, poi nel giro successivo andrò a fare 3 maglie all'interno dello stesso spazio. Procedo ora a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta sottostante disponibile per tutta la lunghezza della mia spalla. Vedete, mi sto avvicinando allo spazietto, quello delimitato dalla catenella, e qui all'interno di questo spazio farò 3 maglie alte. Qui all'interno della centrale mi posso mettere, se non me lo ricordo, appunto un marker per ricordarmi che poi nel giro successivo farò i miei aumenti. Procedo così fino alla fine del mio giro, facendo le maglie alte dove trovo la catenella di spaziatura dei raglan, faccio il mio aumento. Alla fine del mio secondo giro il lavoro si presenta così. Quindi mi sono andata a mettere i marker nella centrale delle 3 maglie che appunto mi delimitano i raglan, gli aumenti dei raglan, per ricordarmi nel giro successivo dove andare a farli. Quindi, come vedete, la costruzione è quasi identica a quella che abbiamo usato per il cardigan cuore, soltanto cambia appunto il discorso dell'anteriore davanti, perché daremo una leggera scollatura a V nella parte iniziale. Ora nel terzo giro e quindi in tutti i giri, diciamo adesso a venire dispari, non in tutti perché lo faremo solo per un pezzettino, andiamo a fare l'aumento per diciamo creare la nostra V dell'anteriore. Quindi facciamo le nostre 3 catenelle, giro il mio lavoro, all'interno dello stesso spazio faccio una maglia alta. Qui ho creato un aumento che darà appunto la linea a V del mio, della mia giacchina. Ora semplicemente faccio una maglia alta sopra ogni maglia alta disponibile. E quando arrivo alla maglia alta centrale che ho indicato con il marker, quindi delle 3, perciò mi sto avvicinando, posso togliere il mio marcatore. Questa è la maglia centrale, quindi faccio una maglia alta. E nella centrale delle 3 sottostanti faccio l'aumento, quindi 1, 2 e 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio.
prendo il mio marcatore e lo rimetto al centro, quindi nella centrale delle tre maglie. E procedo così con la creazione del mio sprone. Vedete già come il lavoro, diciamo, si arrotonda. Sto completando il mio terzo giro e nei giri dispari abbiamo detto che dobbiamo fare l'aumento per dare la linea a V, quindi nell'ultima maglia all'interno dello stesso spazio eseguo 2 maglie alte in questo modo. Quindi inizio già a creare la linea del mio sprone. Vi lascio procedere da sole, quindi d'ora in poi, anche perché un tipo di sprone in top down che sicuramente avrete già adottato e più o meno abbiamo visto anche per il cardigan cuori. Vedete, facendo un aumento nei giri dispari, quindi un giorno sì, un giorno no, un giro sì, un giro no, praticamente la nostra giacchina prende una leggera curvatura a V. E qui naturalmente siete libera di anche giocare in base anche alle vostre preferenze, al vostro gusto, se procedere e continuare con la lavorazione appunto per dare un taglio proprio ben deciso e V, oppure come ho fatto io ad un certo punto abbandonare questa linea e lasciarla cadere dritta. Proseguendo la lavorazione vi faccio vedere appunto la mia giacchina. Io ho fatto l'aumento per la parte V. L'ultimo aumento l'ho fatto al nono giro, quindi vuol dire che per i giri 1, 3, 5, 7 e 9 all'inizio e alla fine del mio giro io ho fatto una maglia alta, due maglie alte all'interno dello stesso spazio e ho creato, diciamo, questa linea. E poi ho lasciato appunto la mia giacchina, basta, da questo punto dal nono giro. Il nono giro è stato l'ultimo in cui ho applicato l'aumento per la V laterale. Dopodiché ovviamente ho continuato con gli aumenti dei miei raglan, però ho continuato la lavorazione lavorando ogni maglia alta qui nei bordi su ogni maglia alta disponibile perché la volevo aperta davanti. E che cosa succede adesso? Che voi lavorerete il vostro raglan provandolo e verificandone la vestibilità. Io vi dico che la mia linea l'ho lavorata per circa, vediamo, l'ho lavorata per 24 centimetri, quindi vedete 24 centimetri di lavorazione. Dopodiché che cosa ho fatto? Ho unito il laterale appunto davanti con quello dietro, lasciando la spaziatura per le maniche, così come abbiamo visto per il cardigan cuori, e ho lavorato la mia giacchina dal sottobraccio fino al punto in cui io ho iniziato il mio punto fantasia. E qui ho lavorato, vi dico subito, per 24 centimetri, quindi 24-25 centimetri di lavorazione, vedete. Dopodiché io ho iniziato a lavorare i miei 8 centimetri del mio punto fantasia, perché questo misura 8 centimetri. Ora fate voi i vostri calcoli, se la volete fare lunga quanto a me arriva appunto al fianco, oppure se vi piace portarla più lunga o più corta, queste appunto saranno valutazioni che farete voi. Io ora vi faccio vedere, anche se appunto sono soltanto all'inizio del lavoro, ma tanto comunque abbiamo già visto per il cardigan cuori abbondantemente come si lavora un top down, come fare a chiudere, anche se appunto ho lavorato veramente un piccolo pezzettino perché la maglia l'ho già realizzata, come andare a chiudere in tondo le maniche se per caso vi siete dimenticate, e vi faccio vedere anche se ho soltanto un piccolo pezzettino di campionatura. Quindi quando sarò arrivata al punto in cui deciderò di chiudere le mie maniche, lavoro le mie maglie alte fino a dove ho il marker, che è quello che è posizionato nel centro delle tre maglie alte, nella maglia alta centrale nella seconda. Quindi tolgo il mio marcapunti in questo modo, vado ad unire la mia manica, adesso qui diciamo che il marker era da questa parte nella centrale delle tre. Vedete? Quindi io all'interno della centrale ho lavorato la mia maglia alta, carico il filo sull'uncinetto, prendo
l'altra parte, che è quella della manica, dove ho posizionato il marcatore, lo tolgo, carico il filo e all'interno della maglia centrale delle tre faccio una maglia alta e proseguo la mia lavorazione delle maglie alte fino a che arrivo all'altro marker e faccio la stessa identica cosa. Vedete, in questo modo io avrò unito la mia lavorazione e avrò appunto trovato lasciato appunto lo spazio del passaggio delle mie braccia e poi successivamente andrò a continuare la mia lavorazione in tondo, quindi faccio la stessa identica cosa che abbiamo fatto per la lavorazione del cardigan cuori. Quindi adesso lavoro tutte le mie maglie alte e quando arrivo a questa lavoro la maglia alta dove ho il mio marker, carico il filo e come vi ho fatto vedere adesso, faccio la maglia alta all'interno dell'altro marker e procederò così la mia lavorazione in tondo. Quando poi procederete da sole appunto la vostra lavorazione, lavorando con giri di andata e di ritorno nel corpo centrale della vostra giacchina, nell'ultimo pezzo, quindi nelle ultime 1, 2, 3, 4, 5, negli ultimi 6 giri, quindi dalla fine, diciamo l'ultimo pezzettino, diciamo per renderci conto in centimetri, gli ultimi 6 centimetri, io li ho lavorati con l'uncinetto del numero 3 anziché del numero 3 e mezzo. Questo per restringere leggermente la linea della mia giacchina, quindi per contenerla un attimo. Appunto, a me piaceva appunto lavorarla così. E quindi prima di passare alla lavorazione del punto fantasia, che farò anch'esso comunque con l'uncinetto del numero 3, ho cambiato, diciamo, di mezzo numero l'uncinetto per restringere un attimino alla parte finale. Ora andiamo a vedere assieme come lavorare questo bellissimo punto fantasia formato da tanti piccoli fiorellini, i fiorellini del bucaneve, e lo faremo andando a vedere assieme appunto tutte le varie, i vari giri di lavorazione che sono pochi e a vederlo magari non sembra, ma vi assicuro che appunto la lavorazione è molto semplice. Il nostro punto fantasia è formato da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giri, quindi semplicemente 7 giri. È multiplo di 12, quindi mi raccomando, nell'ultimo giro di maglie alte dovete aver montato un numero di maglie alte multiple di 12. Io alla fine mi sono trovata con 156 maglie alte. Quindi ho lavorato 13 motivi. Vedete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 motivi. Quindi 12 per 13, infatti sono 156 maglie. Mi raccomando, se non avete un numero sufficiente, cioè se non avete un numero multiplo di 12, nell'ultimo giro fate degli aumenti ed aggiustate in modo da avere, o se vi è più semplice avvicinarvi al multiplo, una diminuzione 2 o qualche aumento, vedete voi, insomma, per avere il numero multiplo di maglie multiplo di 12. E lo andremo ad effettuare appunto con giri di andata e di ritorno lungo tutta la nostra base. Ora andiamo a vedere come effettuarlo. Io il mio punto l'ho già realizzato perché la mia maglia l'ho già completata, quindi ve lo faccio vedere su un campione. Siamo alla fine appunto della nostra ultima riga del corpo centrale della maglia. Mi alzo con 3 catenelle, quindi 1, 2, 3 che corrispondono alla mia prima maglia alta. Effettuo altre 3 catenelle sulle successive maglie di base sottostanti, quindi 1, 2 e 3. Quindi in totale all'inizio e alla fine del mio giro avrò 1, 2, 3, 4 maglie alte. Faccio 2 catenelle di separazione. Salto 1 e 2 spazi di base, nel terzo inizio a fare il mio primo punto puff. Quindi 1, 2 nel terzo, col filo sull'uncinetto porto fuori il filo una prima volta, filo sull'uncinetto porto fuori il filo una seconda volta, filo
filo sull'uncinetto, porto fuori il filo una terza volta e filo sull'uncinetto, porto fuori il filo una quarta volta. Quindi ho fatto 4 gettate. Passo l'uncinetto attraverso tutte le mie asole in questo modo e chiudo il mio punto. 2 catenelle, dopodiché salto 1 e 2 spazi di base e vado a lavorare 7 maglie alte consecutive. Quindi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Faccio 2 catenelle di separazione, salto 1-2 spazi di base e nel terzo inizio a fare di nuovo il mio punto puff, quindi con 4 gettate, 3 e 4. Porto fuori il filo, in questo modo chiudo il mio punto puff, 2 catenelle di separazione e riparto facendo, salto 2 spazi di base e facendo le mie 7 maglie alte. Quindi procedo attraverso tutto il mio giro, intervallando le mie 7 maglie alte, 2 catenelle di separazione, nel terzo spazio faccio il mio punto puff, 2 catenelle di separazione e riparto facendo queste appunto sequenze per tutto il mio giro. Dopo che ho completato con l'ultimo punto puff, concludo con 4 maglie alte. Quindi ho fatto il mio punto puff, 2 catenelle di separazione, ho saltato 2 spazi di base, ho fatto 1, 2, 3, 4 maglie alte. Il mio secondo giro mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3, e faccio 2 maglie alte consecutive sulle maglie di base che trovo sottostanti in questo modo, vedete. Quindi ne lascio una libera. Poi faccio 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e sopra la testa del mio punto puff faccio un punto puff nuovamente, quindi con le mie 4 gettate, 2, 3 e 4. Porto fuori tutte le mie maglie con l'uncinetto, chiudo, 2 catenelle di separazione e rientro sopra la testa del mio punto puff e ne faccio un altro. Quindi ne faccio 2 all'interno dello stesso spazio. Chiudo anche il secondo punto puff in questo modo, altre 2 catenelle di separazione. Vedete, quindi ho fatto il mio motivo sopra la testa del punto puff. Ora vado nelle maglie alte che incontro. Col filo sull'uncinetto vado a fare una maglia alta all'interno di ogni spazio fra le maglie alte, quindi non le vado a fare sopra e ne vado quindi a scalare. Perciò ne faccio una, prima ne avevo 7 di base, quindi adesso ne vado a fare una ogni spazio tra una maglia e l'altra. Quindi una, due, tre, quattro, cinque e sei. Quindi vedete, le ho fatte all'interno degli spazi. Faccio 2 catenelle di separazione, trovo il punto puff sottostante, vado a fare 2 punti puff all'interno dello stesso spazio, quindi sopra la testa del puff. Quindi il mio primo punto che chiudo, 2 catenelle di separazione e all'interno dello stesso punto di base ne faccio un secondo, facendo le mie 4 gettate. Chiudo il puff, 2 catenelle di separazione e riparto facendo le mie maglie alte all'interno degli spazietti che dividono le maglie.
sottostanti, quindi 2, 3, 4, 5, 6. Riparto nuovamente ora facendo le mie 2 catenelle. Questo giro si svolgerà sempre così, quindi le 6 catenelle, scusate, le 6 maglie alte, 2 catenelle di separazione, il punto puff sopra la testa del puff sottostante, 2 catenelle di separazione, il punto puff, 2 catenelle e riparto con le 6 maglie alte. Procedo così per tutto il mio giro. Concludo il mio giro, ho fatto il mio punto puff, l'ultimo, le 2 catenelle di separazione e concludo facendo una maglia alta sopra ogni maglia alta partendo dalla, vedete come ho fatto all'inizio, che ne ho fatte 3, salto la prima e quindi faccio una maglia alta nella seconda, in quella successiva e poi nell'ultima. Mentre diciamo nei giri centrali le maglie alte le faccio negli spazi fra una maglia alta e l'altra, per l'inizio e la fine del giro, poiché vado a completare un bordo, opero in maniera diversa. Ora inizio il mio terzo giro nel modo seguente. Mi alzo con 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3, quindi giro il mio lavoro e faccio una maglia alta all'interno della maglia successiva sottostante e basta. Dopodiché faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3 e vado a fare nello spazietto qui dell'archetto dei punti puff, vado a fare altri 2 punti puff distanziati da 2 catenelle. Quindi faccio sempre le mie 4 gettate e chiudo con una catenella, 2 catenelle di separazione e all'interno dello stesso spazio faccio un altro punto puff, 3 e 4 gettate. Chiudo il mio punto in questo modo, 3 catenelle di separazione. Ora vado a fare le maglie alte all'interno degli spazi tra una maglia alta e l'altra, quindi una, 2, 3, 4 e 5, in questo modo, 3 catenelle di separazione e riparto come abbiamo appena visto, facendo quindi il punto puff, 2 catenelle di separazione, il punto puff, 3 catenelle di separazione e le 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5 all'interno degli spazi tra una maglia e l'altra. Continuo così questa sequenza per tutto il mio giro. Alla fine, completato l'ultimo punto puff e fatte le mie 3 catenelle di separazione, vado a fare a finire il giro completando le ultime 2 maglie alte. In questo modo. Mi alzo con 1, 2 e 3 catenelle e a questo punto giro il mio lavoro. Eseguo una maglia alta nella catenella successiva, dopodiché faccio 1, 2, 3 e 4 catenelle. Nuovamente eseguo 2 punti puff all'interno dell'archetto di spaziatura fra i 2 punti puff, quindi 3 e 4. Chiudo tutte le mie maglie assieme, quindi passo l'uncinetto in questo modo, chiudo con una catenella, 2 catenelle di separazione ed eseguo un altro punto puff all'interno dello stesso archetto, quindi 2 gettate, 3 e 4. Chiudo tutte le mie maglie assieme, 1, 2, 3 e 4 catenelle. Ora vado a fare le mie maglie alte fra gli spazi, 1, 2 e 3 e l'ultima 4.
riparto con 1, 2, 3 e 4 catenelle. Di nuovo vado a fare la coppia di punti puff all'interno del mio arco. 3 e 4. Chiudo e faccio le 2 catenelle di separazione e nuovamente un punto puff all'interno. Quindi 1, 2, 3 e 4. Chiudo e riparto così. 1, 2, 3 e 4. Vado a fare le mie maglie alte all'interno degli spazi tra una maglia alta e l'altra. Quattro maglie e riparto nuovamente così per tutto il giro, quindi le 4 catenelle, i 2 punti puff al centro spaziati con 2 catenelle, le 4 catenelle e le 1, 2, 3, le 4 maglie alte. Procedo così la mia lavorazione per tutto questo giro. Finisco il mio giro facendo 2 maglie alte all'interno delle maglie alte sottostanti in questo modo qui. Mi alzo ora con 3 catenelle, 1, 2, 3. Quindi sono al mio 1, 2, 3, 4, questo è il mio quinto giro. Faccio una maglia alta nella successiva maglia. Completo con 1, 2, 3 catenelle. Ora all'interno di questo archetto faccio 3 punti puff distanziati da 2 catenelle. Quindi il primo punto puff che vado a chiudere, 2 catenelle di separazione, un secondo punto puff, chiudo tutte le mie maglie assieme e faccio 2 catenelle di separazione. Ora vado a fare all'interno dello stesso spazio un terzo punto puff. Chiudo tutte le mie maglie assieme, 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vedete quindi che all'interno questa volta ho fatto 3 punti puff. 3 catenelle di separazione e vado a fare all'interno degli spazi fra una maglia e l'altra, vado a fare 1, 2 e 3 maglie alte. Riparto con 3 catenelle di separazione e all'interno di questo archetto, come ho fatto prima, vado a fare i 3 punti puff. Completo tutto il mio giro in questo modo. Completo con le ultime 3 catenelle che ho fatto dopo il punto puff e le 2 maglie alte. Quindi ora andiamo a vedere il prossimo giro, che è il penultimo. 1, 2, 3, 4, 5. Andiamo a vedere il sesto giro, sesto e penultimo giro. Mi alzo con 3 catenelle che corrispondono alla mia prima maglia alta e faccio una maglia alta nella maglia alta successiva. Ora faccio 1, 2 e 3 catenelle. Ora nello spazio tra il primo punto puff e il secondo punto puff ne vado a fare altri 2 separati da 2 catenelle, quindi 3 gettate e 4 gettate. Scusate, rifaccio perché mi si è impigliato. Quindi 1, 2, 3 e 4. Chiudo il primo punto puff. 2 catenelle di separazione all'interno dello stesso spazio, faccio un altro punto puff, quindi 1, 2, 3,
4 gettate e faccio il mio secondo punto puff che vado a chiudere. Ora faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3. Passo nell'altro spazio, in questo qui, quello che divide gli altri due punti puff, e ne vado a fare altri due. Quindi un punto puff, chiudo, 2 catenelle di separazione e all'interno dello stesso spazio vado a fare un altro punto puff. Chiudo tutte le maglie, vedete? Ho fatto 4 punti puff, 2 all'interno dello spazio tra il primo e il secondo sottostante, 3 catenelle di separazione e altri 2 punti puff nell'archetto del secondo degli altri 2 punti puff. Ora faccio 1, 2, 3 catenelle e vado a fare 2 maglie alte all'interno degli spazi delle maglie alte sottostanti, in questo modo. Riparto con 3 catenelle e ricomincio con la sequenza dei punti puff alternati con le 2 catenelle. Proseguo così per tutto il mio giro. Alla fine del mio giro, eseguito anche l'ultimo mio punto puff, faccio le mie 3 catenelle, 1, 2 e 3, e concludo con 2 maglie alte, quindi una maglia alta sotto ogni maglia alta sottostante. Quindi una e due, in questo modo. Vediamo ora come completare il settimo ed ultimo giro. Completo il settimo giro nella maniera seguente. Mi alzo con 3 catenelle, giro il mio lavoro, filo sull'uncinetto, adesso andrò a fare 2 punti puff, faccio vedere meglio. Andrò a fare 2 punti puff all'interno di questo spazio, all'interno dell'archetto, 3 punti puff all'interno di questo archetto e altri 2 punti puff all'interno di questo archetto. Quindi in totale 7 punti puff sopra alla coroncina, diciamo, di questi gruppetti. Quindi mi sono alzata con 3 catenelle. Filo sull'uncinetto, entro nell'archetto di spazio fra questi due punti puff e ne faccio uno primo. Chiudo tutte le mie maglie assieme, in questo modo, 2 catenelle di separazione e rientro all'interno dello stesso spazio per farne un secondo. Quindi un altro punto puff che vado a chiudere, 2 catenelle di separazione, all'interno di questo archetto andrò a fare 3 punti puff, sempre distanziati da 2 catenelle. Un primo punto puff, 2 catenelle di separazione, un secondo punto puff, in questo modo, 2 catenelle di separazione ed un terzo punto puff. Due catenelle di separazione. Quindi vedete, qui ne ho fatti 2, qui al centro ne ho fatti 3. Ora in quest'ultimo spazietto ne vado a fare altri 2. Quindi un punto puff, 2 catenelle di separazione e vado a fare il secondo punto puff di questo gruppo. Chiudo tutte le mie maglie assieme con una catenella e, completata tutta la mia coroncina di punti puff, vedete 2, qui il gruppetto dei 3 al centro e qui alla fine gli altri 2. Dopodiché
vado nello spazio fra le due maglie alte e faccio una maglia alta. Passo nel motivo successivo e ricomincio a fare il mio punto puff, le due catenelle di separazione e il mio punto puff all'interno del primo spazio. 2 catenelle di separazione, punto puff nell'archetto centrale, 2 catenelle di separazione, punto puff, 2 catenelle di separazione e punto puff. Poi passo nell'archetto successivo, quindi faccio le 2 catenelle di separazione, punto puff, 2 catenelle di separazione e punto puff, la maglia alta all'interno dello spazio fra le due maglie e riparto così tutta la mia sequenza di questo giro. 3 e 4, completando così il mio settimo giro. Ma punto puff completo eseguendo una maglia alta nell'ultima maglia alta sottostante, quindi in questa, quella dell'angolino. Faccio una catenella, giro il mio lavoro ed ora semplicemente scontorno tutto il mio giro con un giro di maglie basse per dare una rifinitura migliore al mio lavoro. Quindi tutte maglie basse, perciò dove trovo le due catenelle di separazione faccio due maglie basse e faccio una maglia bassa sopra la testa del mio punto puff. In questo modo procedo così per tutto questo giro. Così facendo, in questo modo, vedete, il mio bordo di lavorazione viene più definito, insomma acquista un dettaglio e un contorno diverso, quindi va ad impreziosire diciamo questo motivo che viene più definito. Alla fine di tutta la lavorazione ho rifinito anche tutto il mio bordo della mia giacchina, salendo, quindi partendo dall'angolino qui del pizzo, diciamo, salendo su e scontornando tutto il bordo, quindi fino al collo, girando intorno al collo, e ho fatto questo semplicissimo bordino che ho ottenuto lavorando alternando una maglia bassissima e una mezza maglia alta, e si viene a formare, vedete, questa graziosissima rifinitura cappettata, insomma, intorno al bordo per diciamo rifinirlo ed impreziosirlo. Questi due punti di rifinitura ho fatto una mezza maglia alta alternata da una maglia bassissima, così per tutto il mio bordo. Una mezza maglia alta e una maglia bassissima. L'alternanza di questi due punti mi dà appunto questa rifinitura che trovo molto molto semplice, ma anche di effetto, perché è veramente molto molto delicata. Vedete, si crea appunto questo bellissimo bordino, e questo me lo andate a fare nella parte, diciamo, del rovescio del lavoro, in modo che il bordino in evidenza si veda l'ondina nella parte davanti. Quindi prendete il rovescio del vostro lavoro, andate a fare questa lavorazione in modo che poi nella parte frontale della vostra giacchina si veda questo motivo ad ondina. Vedete, è molto semplice questa alternanza di due punti, però che mi crea, diciamo, questa rifinitura molto molto raffinata. Ora vediamo come proseguire la lavorazione della nostra manica. Ci agganceremo da qui sotto per lavorare la manica in tondo, però non lavoreremo sempre nello stesso verso, lavoreremo un giro, dopodiché ci agganceremo con il nostro giro con una maglia bassissima alla maglia alta, poi lo vedremo, e poi torneremo indietro. Quindi faremo giri di andata e di ritorno cambiando il verso, perché la nostra giacchina è lavorata con giri di andata e di ritorno, ma non in tondo. E quindi, se vogliamo creare questa texture anche alla nostra manica, dobbiamo fare così. Vedete, io una manica l'ho già lavorata, è questa.
E lavorandola così, come vi ho detto, cambiando il verso, il senso della lavorazione, quindi un giro verso in senso orario, un giro in senso antiorario, praticamente daremo la stessa texture che abbiamo dato per la giacchina che abbiamo lavorato con giri di andata e di ritorno. Quindi ci agganceremo da qui sotto, lavoreremo la nostra manica, faremo soltanto qualche piccola diminuzione, veramente pochissime, per poi andare a concludere la nostra manica con il nostro motivo lavorato in tondo, che è lo stesso appunto che abbiamo lavorato per la base. Quindi prendo la mia giacchina, vedete, questa è la parte del collo, e vado nel punto qui sotto e prendo i miei tre fili e con l'uncinetto mi aggancio, mi alzo con una, due, tre catenelle e inizio a lavorare tutto intorno con delle maglie alte in questo modo. Completando quindi tutto il mio giro. Vado a praticamente a riprendere le mie maglie alte. Questo lo faccio con l'uncinetto del numero 3, perché vado a restringere, almeno per me è andato bene far così, perché appunto volevo fare una manica aderente, per quello che prima vi dicevo che non farò troppe diminuzioni a questa manica, veramente pochissime. Vado a restringere la mia manica con un uncinetto di mezzo numero più piccolo, perché appunto ho voluto dare una linea asciutta alla mia manica. Quindi proseguo tutto il mio giro facendo una maglia bassa, una maglia alta, scusate, sopra ogni maglia alta disponibile di base. E continuo tutta la mia lavorazione in questo modo. Ci vediamo alla fine del giro per vedere come unire. Una volta completato il mio giro di maglie alte, chiudo con una maglia bassissima agganciandomi alla terza catenella corrispondente alla mia prima maglia. Ora non vado più a lavorare in questo senso, ma cambio il mio verso, come abbiamo detto, di lavorazione. Quindi rientro all'interno dello stesso punto, faccio una maglia bassa e mi alzo con 2 catenelle. Questa volta adotto questo sistema, ci sono tantissimi sistemi per chiudere i giri o per iniziare giri nuovi. E faccio così appunto per dare un po' più di corposità a questa maglia e affinché appunto tra un giro di lavorazione e l'altro si veda meno stacco e sia più omogenea la lavorazione. E proseguo adesso il mio giro effettuando sempre una maglia alta all'interno di ogni maglia alta di base sottostante. Quindi semplicemente così. Per ogni giro faccio in questo modo. Mi raccomando, ricordatevi di cambiare il verso. Alla fine di ogni giro si chiude sempre con una maglia bassissima e poi, come avete visto poco fa, si chiude la lavorazione e si ricomincia. Ovviamente le due maniche vanno lavorate tali e quali, quindi il mio consiglio è quello di lavorare la manica in base alla circonferenza del vostro braccio, di provare spesso appunto la lavorazione e la maglia per vedere appunto e anche in base al vostro gusto che linea vorrete darne. Io ho voluto una linea aderente asciutta e per la mia manica ho lavorato per 15 giri sempre le mie 56 maglie di base senza applicare nessuna diminuzione. Nella quindicesima maglia ho fatto una diminuzione all'inizio del giro e una alla fine del giro. E perché appunto il mio braccio dopo 15 giri iniziava ad avvicinarsi all'altezza del gomito, la lavorazione, perciò ho iniziato a stringere leggermente. Per fare le diminuzioni, e poi vi dirò quante ne ho fatte fino alla fine, vedete, ne ho fatte veramente poche, vi faccio vedere come ho applicato le diminuzioni. Quindi le diminuzioni le vado a fare all'inizio e alla fine del mio giro. Quando appunto vado a chiudere il giro, mi alzo con le 3 catenelle,
vado a fare subito una diminuzione, quindi lavoro una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa e chiudo le due maglie assieme. Poi proseguo con la mia lavorazione lungo tutta la mia circonferenza e quando mi sarò avvicinata alla fine del mio giro farò la diminuzione sulle due ultime maglie rimanenti, quindi una maglia alta non chiusa qui, una maglia alta non chiusa nell'ultima e chiudo assieme. Quindi in questo modo avrò ottenuto una diminuzione all'inizio e una alla fine. Quindi procedo lungo tutta la circonferenza. Vediamo le diminuzioni alla fine del giro. Quindi una maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa e chiudo assieme. E chiudo poi il mio giro in questo modo. Vi faccio vedere. Questo è il mio lavoro piegato a metà e le due maniche sono sovrapposte. Vedete, le maniche devono naturalmente essere uguali l'una all'altra, quindi devono combaciare. Io sono arrivata quasi alla fine della mia manica, mi mancano gli ultimi due giri e poi completerò con il motivo, con questo bellissimo punto fantasia che dà appunto questo ricamo, questa traforatura bellissima e vedremo assieme come lavorarlo in tondo. La mia manica, lavorandola con un uncinetto del numero 3, quindi con un mezzo numero più piccolo rispetto a quello che ho utilizzato per il corpo, già è andata a restringersi da sola. Quindi veramente non sono state necessarie fare troppe diminuzioni, anzi, e vi faccio vedere per la mia taglia come ho operato. Quando ho ripreso le mie maglie nel giro manica, ne avevo 56 di base. Ho lavorato per 15 giri queste mie 56 maglie, 56 maglie normalmente con giri di andata e ritorno, ovviamente cambiando il verso. Al quindicesimo giro ho fatto al quindicesimo giro mi trovavo circa all'altezza del gomito, nel punto dove il braccio inizia a restringersi. Al quindicesimo giro ho fatto due diminuzioni, una alla fine e una all'inizio del giro, trovandomi così con 54 maglie. Poi ho fatto altre due diminuzioni al diciottesimo giro, trovandomi con 52 maglie, al ventunesimo giro altre due diminuzioni, 50 maglie e al ventiquattresimo giro altre due diminuzioni, sono arrivata a 48 maglie. Ho continuato la lavorazione fino ad arrivare a totali 33 giri con 48 maglie. 48 è multiplo di 12, quindi questo numero di maglie mi serviva e mi corrispondeva anche appunto alla circonferenza anche del braccio desiderata e il multiplo di 12 è il motivo di questo punto fantasia che noi andremo a sviluppare. Se voi avete una taglia diversa o avrete un numero di catenelle diverse perché magari avete una taglia maggiore, mi raccomando, alla fine dovete avere un numero di maglie multiplo di 12. Perché questo motivo è multiplo di 12, eventualmente nell'ultimo giro, prima di fare il punto fantasia, aggiustate con qualche piccolo aumento per arrivare ad un numero che sia divisibile per 12 per andare appunto a lavorare questo nostro motivo. Dal sottobraccio fino al punto dove io andrò a lavorare il mio punto fantasia, ho lavorato la mia manica per 30 centimetri. Il punto fantasia ha una lunghezza di 8 centimetri, quindi in totale la mia manica è lunga 38. Non è detto appunto che questa misura corrisponde anche per il vostro braccio, quindi fate voi le vostre valutazioni in base appunto alla lunghezza del vostro braccio. Iniziamo quindi il nostro motivo sulla manica di punto fantasia lavorato in tondo. Facciamo una maglia bassa all'interno dello spazio sottostante e ci alziamo con 2 catenelle. Il tutto corrisponde alla prima maglia alta. Ora facciamo 3 maglie alte consecutive all'interno delle maglie di base sottostanti per un totale di 4 maglie alte consecutive. Quindi 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2 spazi di base e nel terzo faccio la mia prima nocciolina, facendo 4 gettate, quindi passo il filo e lo passo fuori tutte le mie asole e chiudo.
2 catenelle di separazione, salto 2 spazi di base, 1, 2 e nel terzo faccio una maglia alta. E ne faccio in totale 7 consecutive, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2 spazi di base, nel terzo faccio, porto fuori, quindi guardate, due spazi, salto 2 spazi di base, filo sull'uncinetto, nel terzo porto fuori il filo una prima volta, una gettata, porto fuori il filo la seconda volta, una gettata, porto fuori il filo una terza volta, una gettata, porto fuori il filo 4 volte, quindi 4 gettate, filo sull'uncinetto, passo attraverso tutte le asole, chiudo con una maglia, faccio 2 catenelle. Filo sull'uncinetto, salto 2 spazi di base e nel terzo faccio la mia maglia alta e inizio a fare le altre 6 consecutive. Quindi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Procedo così per tutto il giro, quindi facendo 2 catenelle di separazione, salto le due maglie, nella terza faccio la mia nocciolina, porto fuori il filo su tutte le mie asole e chiudo, 2 catenelle di separazione, salto 2 catenelle di base e dalla terza inizio a fare le mie 7 maglie alte consecutive e faccio questo per tutta la mia circonferenza. Alla fine del giro, dopo che ho fatto l'ultima nocciolina e saltati i due spazi di base, riprendo a fare le mie maglie alte, però 4 ne avevo già fatte perché arrivo alla fine del mio giro, praticamente. E quindi ne arrivo a fare 3 con le 4 che ho fatte, sono in totale di 7, che sono esattamente il motivo delle 7 maglie alte consecutive che devo andare a fare. Quindi vedete la nocciolina, 1, 2, 3 maglie, 4, 5, 6 e 7. Quindi il giro lo termino qui. E chiudo agganciandomi alla prima catenella fatta con una maglia bassissima. Ora che cosa faccio? Mi sposto con una maglia bassissima nello spazio tra le due catenelle e mi alzo con 3 catenelle in questo modo. Vado a fare una maglia alta all'interno dello spazio delle due maglie alte che fa 2 e una terza maglia alta sempre all'interno dello spazio tra le due maglie. Faccio 2 catenelle di separazione. Adesso sopra la testa della nocciolina che ho di base devo andare a fare altre 2 noccioline. Quindi faccio i miei 4 gettati e faccio la prima nocciolina. Chiudo tutte le mie maglie assieme, vedete in questo modo, così. 2 catenelle di separazione all'interno sempre della testa della nocciolina sotto. Faccio altri 4 gettati e faccio una seconda nocciolina. In questo modo chiudo tutto, 2 catenelle di separazione e adesso faccio una maglia alta all'interno degli spazi delle maglie alte sottostanti. Quindi se prima ne avevo 7, adesso vado a farmi 6 maglie alte perché ne vado a fare una all'interno dello spazio tra una maglia alta e l'altra. Quindi 3, 4, 5 e 6. Riparto con 2 catenelle. Vado a fare nuovamente qui sopra la mia nocciolina altre 2 noccioline come abbiamo visto poco fa e ripeto tutta la mia circonferenza facendo le 2 noccioline distanziate dalle 2 catenelle di separazione e dalle mie 6 maglie alte. Quindi procedo la mia lavorazione tutta in questo modo.
Alla fine del mio giro, completata l'ultima nocciolina, faccio 2 catenelle e vado a fare le mie maglie alte all'interno degli spazi tra una maglia alta e l'altra. Quindi ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chiudo con una maglia bassissima in questo modo. Mi sposto così all'interno della una maglia bassissima tra una maglia e l'altra, mi alzo con 3 catenelle, 1, 2, 3 e faccio una maglia bassa, una maglia alta, scusate, quindi ho 2 maglie alte all'interno degli spazi delle maglie sottostanti. Faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3 e vado a fare le mie 2 noccioline, quindi all'interno dell'arco delle catenelle che ho sottostanti, quindi con 4 gettate vado a fare le mie 2 noccioline. Passo il filo attraverso tutte le mie maglie, chiudo, 2 catenelle di separazione e faccio l'altra nocciolina. 3 e 4 gettate. Passo l'uncinetto attraverso tutte le mie maglie, chiudo, 1, 2 e 3, stavolta catenelle di separazione. Vado a fare le mie maglie alte all'interno degli spazi tra una maglia alta di base e l'altra. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Riparto con 3 catenelle, 1, 2 e 3. E ripeto a fare le mie noccioline, quindi tutto il mio giro sarà alternato dalle 2 noccioline al centro separate da 2 catenelle, 3 catenelle di spaziatura e 5 maglie alte. Alla fine del mio giro chiudo sempre con una maglia bassissima fatta in questo modo. Rientro nello spazio tra le 2 maglie e mi alzo con 3 catenelle oppure con una maglia bassa come ho fatto io le 2 catenelle, e quindi sono venuta a creare una maglia bassa all'interno dello spazio fra le 2, un'altra maglia bassa all'interno dello spazio fra le 2, perché poi andremo a completarle nel giro prossimo. Quindi ora faccio 1, 2, 3 e 4 e vado a fare nuovamente altre 2 noccioline, 1, 2, 3 e 4, con le mie solite gettate faccio il mio punto puff che chiudo in questo modo, 2 catenelle di separazione e vado a fare nuovamente un'altra nocciolina, 2 gettate, 3, 4 e vado a fare la mia nocciolina che chiudo così e faccio 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, scusate, 1 di chiusura, 1, 2, 3 e 4. Ora procedo per tutto il mio giro in questo modo, facendo una maglia alta all'interno degli spazi fra una maglia e l'altra, e quindi in questo caso vado a fare 1, 2, 3, 4 maglie alte, vedete, in questo modo, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 di separazione e le mie 2 noccioline separate dalle 2 catenelle. 1, 2, 3 e 4 gettate, catenella di chiusura, 1, 2 catenelle di separazione e la seconda nocciolina. Una, due, tre e quattro. Quindi come per il giro della base della maglia, il punto è lo stesso, soltanto che andremo a chiuderlo in tondo. Concludo il mio giro con le 3 catenelle e le 2 maglie alte che andrò a fare tra una maglia alta e l'altra. E chiudo il mio giro con una maglia bassissima in questo modo. Quindi rientro nello spazio tra una catenella e l'altra e mi alzo con 2 catenelle e quindi ho ottenuto così la mia maglia alta e faccio un'altra maglia alta in questo modo.
In totale adesso ne avrò 3 sopra tra una maglia e l'altra, una, due e tre, vedete? Adesso faccio le mie 3 catenelle, una, due, tre. Come abbiamo visto nei giri appunto che abbiamo fatto per la base della maglia, adesso qui all'interno di questo spazio andrò a fare 3 punti puff, quindi le mie 4 gettate. Chiudo con una catenella, una, due catenelle di separazione, il primo motivo di punto puff, 2, 3 e 4 gettate, chiudo il secondo punto puff, chiudo con la catenella, una, due di catenelle di spaziatura e l'ultimo punto puff. Chiudo anche questo, chiudo con una catenella, 1, 2 catenelle di spaziatura, 1, 2, 3, scusate perché sono alla fine, e adesso vado a fare 3 maglie alte, una, due, e tre, in questo modo 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. E ricomincio con i 3 punti puff all'interno dell'arco delle 3 catenelle sottostanti. Completo tutto il mio giro in questo modo. Sono arrivata alla fine del mio quinto giro, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Ho fatto i miei 3 punti puff, le mie 3 catenelle di separazione, vedete? E adesso vado a fare la maglia alta fra le due maglie e in totale ne ho una, due e tre, e quindi chiudo con una maglia bassissima il mio giro. Faccio una maglia bassa e mi alzo con le mie 2 catenelle e quindi faccio una maglia alta. Ho fatto una maglia alta nello spazio tra le due maglie alte, vado a fare la seconda. Ora vado a fare una, due, tre catenelle. Adesso andrò a fare 4 punti puff, 2 qui dentro e 2 all'interno di questo altro spazio. Quindi faccio in questo modo le mie 4 gettate e faccio il mio punto puff. Chiudo, 2 catenelle di separazione, faccio l'altro punto puff. Catenelle di separazione qui, una, due e tre, e all'interno dell'altro spazietto vado a fare altri 2 punti puff. Chiudo, 2 catenelle di separazione, quindi soltanto 3 centrali che separano i 2 punti puff da questi altri 2 punti puff. 3 gettate, una, due, tre e quattro, chiudo assieme e chiudo il mio punto puff, una, due, 3 catenelle e vado a fare le mie 2 maglie alte all'interno dello spazio tra le 2 maglie alte sottostanti di base. Quindi tutto il mio 1, 2, 3, 4, 5, tutto il mio sesto giro si ripeterà così. Quindi 2 maglie alte all'interno dello spazio delle 2 maglie alte sottostante, 3 catenelle di spaziatura, il punto puff, 2 catenelle di separazione, punto puff, 3 catenelle di separazione, punto puff, 2 catenelle di separazione, punto puff. Riprendo con le 3 catenelle e le 2 maglie alte. Vado a terminare il mio sesto giro, ho fatto, vedete, i miei punti puff, le mie ultime mie 3 catenelle e chiudo con una maglia bassissima il mio giro.
Entro nello spazietto fra le due maglie, porto fuori il filo, faccio una maglia bassa e mi alzo con due catenelle che corrispondono alla mia maglia alta. Ora adesso vado a fare a ripetizione, sempre così, una maglia alta all'interno nello spazio fra le due maglie alte e poi andrò a fare 6 punti puff, quindi 2 qui dentro, 3, scusate, 7 punti puff, quindi 2 qui dentro, 3 nello spazio più largo al centro e 2 qui, tutti intervallati da 2 catenelle di separazione. Quindi il primo punto puff, vedete, fatta la mia maglia alta, non aggiungo altre catenelle. Quindi vado a fare il mio primo punto puff qui dentro. Uno, due, tre e quattro. Chiudo. 2 catenelle di separazione. All'interno dello stesso spazio un altro punto puff. 3 e 4. Chiudo con una maglia 2 catenelle di separazione. Passo qui al centro. Qui andrò a fare 3 punti puff. Quindi il primo che chiudo, 2 catenelle di separazione, il secondo, lo chiudo in questo modo, 2 catenelle di separazione e sempre all'interno dello stesso spazio il terzo. Lo chiudo in questo modo. 2 catenelle di separazione. Vado all'interno di questo archetto qui e ne faccio altri due. Punto puff, lo chiudo, 2 catenelle di separazione e il secondo punto puff. Lo chiudo in questo modo. Passo direttamente nello spazio tra le due maglie alte a fare la mia maglia alta e ripasso nel motivo successivo riprendendo a fare i miei punti puff come abbiamo appena visto. E completo così tutto il mio giro. Completato il mio giro, quindi finito anche il mio ultimo punto puff, chiudo il giro agganciandomi alla terza catenella, quindi 1, 2, 3, che corrisponde alla prima maglia del giro effettuata in questo modo. Completo con delle maglie basse tutto intorno al mio giro. Per rifinire meglio tutta la mia circonferenza, quindi il mio giro, per dare appunto maggior dettaglio al mio motivo in questo modo. Quindi vado a riprendere tutto con maglie basse. Quindi dove ho le due catenelle di spaziatura ne faccio due, una sopra la testa della nocciolina. E vado a rifinire così maggiormente e a dare più dettaglio al mio motivo. Infatti, vedete per l'altra manica l'effetto con la rifinitura di maglie basse come si impreziosisce e appunto diamo un dettaglio più definito. Siamo giunti così anche oggi alla fine del nostro video tutorial che ha visto appunto come protagonista questa giacchina molto, molto elegante, molto raffinata. Io spero di avervi dato una bella proposta per questa primavera. E è un capo veramente molto raffinato, molto elegante, come vedete, e che però può essere anche portato con un jeans sportivo per spezzare un attimino.
È molto importante il filato, ve lo dico sempre, la scelta del filato per ogni progetto, scegliere il filato giusto appunto per ogni progetto. Questo è un filato veramente straordinario in lana merino e quindi perfetto per la stagione in arrivo, che è quella della primavera. La lana merino mantiene perfettamente la nostra temperatura corporea, non scalda troppo, però appunto diciamo che è la fibra giusta per i cambi di stagione. Io spero appunto che il progetto vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Non dimenticatevi di iscrivermi sul mio canale YouTube e non dimenticatevi di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video tutorial, i prossimi progetti. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Ci vediamo presto. Ciao ciao, grazie.